tratto da una storia verza. Una casa sul lago, una leggenda che si tramanda di padre in padre, un atavico delitto irrisolto. La Roche Rupegnoli Production è lieta di presentare Il killer dell'orto. La storia di un uomo che non coltivava per diletto, non coltivava per lavoro, coltivava per uccidere. Garofano, vieni da tuo nonno. È ora che tu sappia quello che devi sapere. Nonno, non ti turbare. Cosa devo sappiare? Vuoi forse regalarmi la collezione completa di Gossip Girl? Bah, giammai. Piuttosto gli regala un cieco, a Bocelli. Te certe cose non le puoi capire. E allora cosa? Tu lo sai com'è morta tua nonna, vero? Certo, si è addormentata su un prato ed è stata tranciata da una trebbiatrice. No. In realtà le cose sono andate così. Amore, sono le 3 di notte, che cosa ci fai ancora in giardino? Non vedi, cara? Sto estraendo questa bella zucchina per l'insalata di domani. Ma domani facciamo le pappardelle al sugo, con cozze e scampi, su un trionfo di kebab! Appunto! Ti vedo strano ultimamente, sei come rapito da quel tuo piccolo orticello. Non è mai tempo per me! Il tuo tempo arriverà presto. Io li conosco quelli come te. Contento con trovare altre vie! Per tutti i Ravanelli. Allora, nonna, allora... Che morte orrenda. Lei, che non aveva mai preso una supposta. Poverina. Ricordo ancora le sue ultime parole. Ma chi può aver fatto questo? Chi può aver fatto una simile crudelitudine? Bah, solo il vicino può saperlo. Ma per fortuna gli è stata tappata la bocca. Era Karim, che ora che mi ritiro su io con l'artrosi, sarò la donna a far bagno. Certo, nonno. Il killer dell'orto, perché non tutte le zucchine finiscono nel piatto.